It's hot outside, so for me it is a brand new day that I shall kiss. And if you feel the same way too, then do the things that I'm gonna do. All we need is a mobile phone to tell everybody we are not at home. And if you have to work all day, then listen what I got to say. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. And tell you how sweet your ass is. Farmacia Scoccianti. I virus hanno le ore contate, anche d'estate. Beauty Comfort, in via Marconi a Spoleto. Con noi accenderai il tuo fascino. SICAF, esperienza e professionalità al vostro servizio. 900 Casual Restaurant in corso Garibaldi 58. Sei a casa. Eccoci qua. Allora, non ci crederà nessuno, siamo arrivati alla fine del 64esimo Festival dei Due Mondi. Pensavo oggi, mentre stavo aspettando Giovanni per partire per arrivare qui, che veramente sembra passata una vita. È la sensazione che abbiamo sempre quando entriamo. Quando fortunatamente siamo tornati ad entrare qui in Piazza del Duomo per l'ultimo del festival, l'ultimo concerto. Sembra veramente passato tantissimo tempo, sono passati 17 giorni di grande intensità, noi tutti i giorni, anche quando insomma diciamo i primi giorni a settimana non c'era granché, noi siamo sempre usciti per cercare di catturare qualsiasi cosa ci riconducesse al festival, quindi l'atmosfera della città, la Silvio D'Amico che ringraziamo moltissimo perché comunque è sempre prodotto qualcosa da poter registrare e farvi vedere, la mamma di Spoleto, insomma la mamma Umbria, tutto quello che c'è stato noi l'abbiamo ripreso per 17 lunghissimi giorni che poi abbiamo riproposto con tutto l'affetto che voi ci avete dimostrato. Quindi ecco, niente, ci apprestiamo a vedere questa fantastica serata. Come sapete è stata anticipata 2 ore, quindi diciamo che la temperatura è piuttosto calda e sta cominciando ad entrare le persone, sempre per il discorso Covid, che non entreranno tutti insieme ma scaglionate per orario. Quindi cominciamo a goderci questa serata conclusiva. Allora, come vediamo, diciamo, la piazza è anche oggetto di grande attenzione da parte degli animali, del gatto che sta in prima fila, insomma così, e poi abbiamo già visto la colomba che era già presente per il concerto di Colapesce di Martino, è tornata, adesso si è un po' eclissata, però insomma quindi contiamo sul fatto che anche questa sera avremo il sostegno delle colombe. Un concerto con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la dirigerà Antonio Pappano, il direttore che è stato anche qualche anno fa sempre per l'ultimo giorno del festival. Il primo violino è Friedman Acorn e sentiremo delle musiche di Gioacchino Rossini, l'italiano di Algeri, Franz Sai e Nikolai Kozakov. Questo è il programma a cui assisteremo subito dopo il premio Carla Fendi che inizierà la serata. Così ci siamo un po' intrattenuti in questo dibattito. Qual è la pronuncia esatta dell'artista soul, appunto, Levitt? E quindi insomma diciamo che ci siamo trovati in tutte e due le pronunce, probabilmente è così, cioè può essere pronunciato all'americana, quindi Lewitt, oppure nella maniera ebraica da cui origina il nome, che è Levitt o Levitt per alcuni, insomma diciamo che non abbiamo capito bene quale sarà
la vera pronuncia che forse dopo Carol ci spiegherà se riusciremo a intervistarla. E intanto guarda Giovanni, spostati verso il centro, non staccare tutto in piano sequenza come si dice. Vedete tutto questo armamentario con i fotografi e con questa paralume, come si chiama quella cosa? Si chiama il paralume, ma insomma che serve a schermare la luce. Sono stati i fotografi del festival che sono stati attivissimi durante tutti gli spettacoli con tutti questi armamentari che vedete adesso, insomma molto coreografici e anche molto bravi, bisogna dire. Ecco, alla fine diciamo che tecnicamente sono invece dei super flash, cioè che compensano la luce sparata diciamo dello sfondo dandogli una forte scarica di luce, quindi non appunto insomma come avevo pensato, ma insomma cioè la luce non la schermano, anzi la danno. Bentornato a Spoleto. Grazie. Come va? Bene, compatibilmente con questa miss. Io non ce la voglio metto. E come che si dice insomma? Ci aspettiamo un bel concerto? Beh, sicuramente no. Queste sono tra le pochissime cose sicure che esistono in questo nostro tempo. Certo. Ed è il concerto conclusivo di Spoleto, questa è una garanzia per il luogo, certo. Per la meraviglia che ci viene donata e per la qualità del concerto che è assicurata. Certo, e lei come la vede invece la situazione politica? Quasi il contrario di quello concerto. Che ha detto, sì. La domanda infatti era in quella direzione. Mi pare che siamo nel pieno della insicurezza, viene ostentata una sicurezza da parte di chi governa. Ma se uno si mette nella parte, per esempio, dei 480 lavoratori che ricevono una lettera di licenziamento, certo, online, per 48 ore per 48 ore dopo, allora ci si rende conto di qual è lo stato reale del paese. Certo. E insomma, via. Niente, allora questa sera pensiamo qui poi alla nazionale, via. Esattamente così, e facciamoci gli auguri. Grazie molte, grazie. Il prossimo sindaco. Aia. Senti, gira questa voce. È vera? Quale? Quella che ti ho detto adesso. Che ti presenterai e ti presenteranno. Beh, doveva sì, essere sì, già. Sì, quindi diciamo, lo possiamo diciamo confermare. Sì, noi l'avevamo già scritto, una settimana. Ho letto espressamente, in maniera molto riservata. L'avevamo fatto capire, i ben informati capivano. Però mi hanno scritto in parecchi per sapere se era vero oppure no. Bene. Quindi ma scusa la domanda, che non è retorica forse, col PD. Beh, io mi sono candidato dentro l'assemblea comunale del PD, quindi dopo è scontato che il PD vuol dire sia con me in queste elezioni comunali, che tra l'altro sono anche elezioni comunali importanti, quindi adesso sto prendendo contatti anche con tantissime persone di questa città che vogliono bene a questa città, quindi speriamo di poter ottenere un buon risultato e fare qualche cosa questa volta non ci avrai colpi di scena finali, no? Speriamo. Questa volta deciso, quindi non ci sarà nessun passo indietro. Sono uno dei candidati sindaco di questa città per le elezioni. Ecco, e l'ultimo nodo che invece ci aveva ancora riannotato la commissaria prefettizia, no? Che diceva che c'era ancora pendeva un altro ricorso, si è risolto nel frattempo, perché per me era il primo giorno del festival, quindi diciamo che il pronunciamento dovrebbe essere la settimana prossima. Però nel frattempo vuoi dire intanto ci organizziamo, anche certo. Tempo ne è rimasto poco, quindi certo. È bene anche prepararsi e presentarsi in maniera adeguata. Ottobre casomai? Beh sì, almeno sembra che sia la prima, la seconda domenica più. Quindi diciamo intorno al 10 ottobre, considerando che poi di mezzo abbiamo anche agosto, quindi con tanta gente che va in ferie, quindi cercheremo di prepararci di prepararci al meglio. Va bene, nel frattempo ancora senza fascia, buon concerto. Grazie, buon divertimento anche a voi. Io vi saluto sempre perché questa cosa potrebbe anche essere foriera di chissà quali altri incontri, non mettiamo il carro davanti ai buoi, però le istituzioni devono sempre dialogare, ci mancherebbe, col massimo del rispetto, perché tutto quello che per ci carità vuole. Presidente, non ci richiuda dentro, che dove? Non dipende da me, però dipende un po' dal comportamento di tutti. Cose, però?
Io gli ho chiesto anche quando. Le cose stanno andando abbastanza bene perché fortunatamente no. Però sapete perfettamente che intorno c'è questo aumento. Infatti, queste cose aumento. Mi preoccupano tanto, soprattutto nel mondo della scuola. Comunque speriamo bene, via. Intanto dicevo però anche... Però se ce la facciamo a andare avanti con la vaccinazione e a stare un po' attenti... Ce la possiamo adesso fare. Riusciamo a individuare subito se ci sono... C'è un tracciamento che viene fatto, è molto puntuale, quindi speriamo di... limitare molto questa cosa. Dopodiché è importante che non quello che ci conforta che non ci siano ospedalizzazioni e certo, ritorno certo. Che purtroppo sappiamo che questo virus ancora circola questo è. Comunque godiamoci il concerto stasera. Assolutamente sì, ha visto che è bella, no? È bella atmosfera, è un po' fresco. Adesso poi se siamo belli freschi stasera. Purtroppo è così. La disturbiamo nell'atto finale. Detto così non è bello. L'atto finale non è detto bene, ma diciamo è la fase conclusiva del nostro festival, una edizione stupenda direi. Bene, così, soddisfatta, la fondazione è contenta, ma sentiremo anche il presidente. Sì, sentiremo anche il presidente, ma si può dire che complessivamente i risultati sono più che soddisfacenti. Bene, bene. E quindi c'è tanta energia anche da parte della città. Diciamo che il festival c'è e c'è anche Spoleto. Benissimo, grazie e buon concerto. A voi. Presidente, no. Allora siamo arrivati alla fine, che bilancio facciamo? Io, essendo un positivo, non posso che non fare un bilancio positivo, ma il bilancio che dico positivo è dato dall'osservazione che ho fatto personalmente, oltre che dalle notizie che ho recepito. Certo. Tanta gente, non solo gli spettacoli quasi sempre pieni. Tanti turisti, gli esercizi commerciali, alberghi, ristoratori hanno invaso Spoleto e mi dà tanta gioia. E poi io devo ringraziare pubblicamente la nuova direttrice artistica che ha saputo portare grandi nomi, una vivacità nuova e con cui sto parlando per ampliare ancora di più qualche finestra durante l'anno per il festival. Ah, benissimo. Ricordo sempre... caro intervistatore, che questo è il 64esimo Festival dei Due Mondi, che ha funzionato sempre, significa che abbiamo lavorato sempre. Certo. Portiamo Spoleto nel cuore, che bello. Benissimo, grazie Presidente e buon concerto. Ecco, in ogni favola che si rispetti come il 64esimo Festival dei Due Mondi non poteva mancare chiaramente il Principe Azzurro che noi adesso stiamo inquadrando. Allora, l'esercito che è sempre presente nei momenti più belli, anche questa sera qui al Festival dei Mondi. In questo momento, diciamo, io rivesto qui a Spoleto l'incarico di direttore dello stabilimento militare del munizionamento terrestre, quindi sono, diciamo, un po' integrato nel tessuto sociale anche della città di Spoleto. Questo è un evento sicuramente... molto rilevante per la città e che, diciamo, prosegue negli anni e dà i suoi frutti anche in questo momento, diciamo, di difficoltà del paese. Quindi questo è un momento per ritrovarci, per ripartire. Bene. Per ripartire anche come tessuto produttivo e che come paese. Presentaci tutte queste case. Il colonnello che ormai è Massimo Scala, che è il comandante delle forze operative di supporto dell'esercito. Porca miseria. Sta a Verona. Quindi è una personalità importante. È una delle cariche più alte delle forze armate, della parte operativa. Diciamo che in questo momento storico poi essere il comandante del comando dei supporti logistici dal quale dipendono gli ospedali da campo, diciamo che è stato un momento abbastanza impegnativo, però con grande dedizione, con grande serietà, proprio a favore del nostro amato paese. Quindi lo facciamo con tutto il cuore. La nostra è una missione, ma anche una grande passione. Certo, grazie ancora. Ma grazie a voi, grazie. Tutto a posto qui invece? Sempre in gambissima, sì. Io sono stato aiutante di campo suo fino a luglio scorso. Adesso mi sono ritirato da vita privata a Foligno. Benissimo. Ogni anno onorevole, quando vuole. No, faccia. Prego. Chi siete? Dove andate? Un fiorino. Un fiorino, esatto. Prego, buonasera, signore. Un BTV, onorevole. Un BTV.
Che si dice insomma? Si dice, ma guardi qua, si dice una meraviglia, c'è Wimbledon, che c'è Berrettini che sta giocando, c'è la partita, ma siamo tutti qua tutti perché qua, certo. La più bella partita è quella che si gioca stasera qui in piazza. Bene, che si dice al governo invece? Il governo va avanti bene, risolve i problemi, parla poco e fa molto, dai vaccini, l'economia, il lavoro, come dire, la difesa, tutto quello che c'è da fare, piano piano, la giustizia, la riforma del fisco, si sta facendo, si deve fare perché siamo il governo per far questo. Non chiacchiere, ma cose serie. Ma fatti. Esatto. Va benissimo. Grazie, buon grazie progetto, a voi. Buon grazie, arrivederci. Michele, possiamo strapparle un pronostico? Non sulla partita, ma sul concertone che vedremo. Ce lo illustri. È un concerto che fa sognare, perché c'è questo Medio Oriente immaginario che però alberga in tutti i nostri cuori, fatto di fiabe, di suoni misteriosi, lontani e magici, e da Rossini e poi nel capolavoro di Rimsky-Korsakov si passa attraverso questo concerto che è scritto da un turco, quindi da uno che quei suoni li conosce, li sente, però li racconta a noi, li racconta esattamente come vorremmo, come una specie di Eden esotico, lontano e desiderabile. Quindi è una grande festa, è una fiaba. Questo concerto è una è come sedersi e ascoltare una favola, basta aprire le orecchie. Quindi noi abbiamo visto, infatti c'è anche il Principe Azzurro, era una persona tutta vestita, quindi abbiamo capito così. Ci dica invece allora due parole, poi la lasciamo, dopo avergli fatto i complimenti per tutte le proposte che ha fatto quest'anno, e sono state bellissime. Grazie. Qualcosa sul maestro Pappano? Beh, il maestro Pappano è il protagonista ideale per questo festival, perché lui è dei due mondi, anzi tre passaporti, italiano, inglese, americano, ed è la persona alla quale dobbiamo questo straordinario sviluppo che l'orchestra, il coro, l'accademia in questi anni ha avuto, grazie al suo entusiasmo, alla qualità delle sue offerte e alla sua forza nel trascinare tutti, dando un'idea di grande famiglia. Ecco, questo per noi non solo un grande artista, ma è anche un grande amico. Si informa il gentile pubblico. Ecco, allora, che si dice insomma questo concerto, che cosa ci aspettiamo? Guarda, è fantastico in questo scenario unico come è il Duomo, avere l'Orchestra Santa Cecilia con il maestro Pappano, anche per noi, per la Colombia, è molto importante, anche perché il primo violino, William Chiquito, è colombiano. Oh, allora vedi, avremo una presenza importante della Colombia, e sempre con questa vicinanza con Spoleto, attraverso l'arte e attraverso l'amore che c'è per la Colombia, che è bellissimo vedere la bandiera della Colombia flameando all'ingresso di Spoleto. Benissimo, grazie, buon concerto. Va bene. Ciao. Senti, ti facciamo tanti auguri perché oggi è il tuo compleanno. Era ieri. Ma giova, mannaggia, mi posso far sempre queste figure. Grazie lo stesso. Comunque è sempre meglio il giorno dopo che il giorno prima. Sicuro. Prima non si fa mai. Tanti ottimo, auguri. Ottimo, grazie. Scusami. Ecco, siamo quasi pronti per la premiazione, attendevano Tiziana Tombesi, che è il commissario prefettizio, c'è Monique Ovot, c'è Maria Teresa Venturini Fendi per la Fondazione Fendi, c'è il maestro Pappano che è quello che consegnerà di fatto i premi, e poi sono Marina Carol Levitt o Lewitt e Marina Mahler, la figlia di Anna Mahler. Ristorante 900, casual restaurant. 900 è diventato grande, più spazio, più amici, ma lo stesso calore di sempre. Novecento, sei a casa. Da Gasperini Arte, un poster, tante soluzioni, solo da Gasperini Arte. Da oggi la farmacia Scoccianti consegna direttamente a casa tua i tuoi medicinali e i tuoi presidi,
Basta soltanto una semplice telefonata o un messaggio WhatsApp con un costo aggiuntivo di 2 euro alla spesa totale. Farmacia Scoccianti a casa tua. Buon festival dalla Farmacia Scoccianti. Stefano, dermopigmentista e tatuatore. Luisina, estetista e make-up artist. Silvia, estetista e consulente di bellezza. Claudia, nail artist e insegnante onicotecnica. Chiara, estetista e nail artist. Siamo Beauty Comfort. Area 34, la stazione di servizio dove il carburante viene microfiltrato due volte, quando esce dall'autocisterna e quando entra nel serbatoio della tua auto. Area 34, il motore ringrazia. E io che ho l'auto elettrica? Trovi anche la colonnina di ricarica. Area 34. SICAF, traslochi, raccolta rifiuti, smaltimento amianto, disinfestazione di aree pubbliche e private. E allora, viva la SICAF! Aleo Immobiliare, mi dà proprio fiducia, se compri, se vendi. Se l'agenzia immobiliare Aleo vi contatterà, sarà sicuramente per un'ottima proposta. Aleo Immobiliare. Se mi chiedi quanto costano le case, ti risponderò come sempre: meno di quello che pensi. Maria Teresa Venturini Fenti, presidente della Fondazione Carla Fenti. Buonasera, qualità di presidente della Fondazione Festival dei Due Mondi, vi do il benvenuto a tutte le autorità presenti e graditissimi ospiti. Un saluto particolare vorrei portare alla Fondazione Carla Fenti, una ormai consolidata collaborazione che si è anche quest'anno riconfermata con il territorio, con il festival. Grazie Presidente. Allora, è l'ultimo giorno, l'ultimo evento, l'ultimo concerto, in cui sono molto felice di vedere tutta questa piazza aggremita e anche tanti amici presenti. Tanti amici presenti anche grazie a Maria Teresa Venturini Fenti, che organizza magnificamente anche l'arrivo dei mecenati di cui lei si occupa. E in questo caso la voglio ringraziare perché lei ha fatto una cosa meravigliosa. Una cosa meravigliosa per la città, ci ha sottolineato a che punto questa città è piena di sorprese e anche di grandi personaggi che probabilmente non siamo nemmeno tanto a conoscenza. E io parlo delle due premiate, no? Carol Lewitt e Marina Mahler. Sono ben avuto la generosità di continuare attraverso la testimonianza, diciamo, l'eredità che hanno avuto sia da Solbrunt, massimo artista, e da Anna Mahler, che ricordiamo anche essere una scultrice, e figlia di Gustav e di Alma Schiller, e alla loro morte hanno però voluto aprire tanti studio che sono disseminati nella città e che sono delle residenze per artisti che giungono qui da tutte le parti del mondo. Sono veramente onorato e molto commosso di poter partecipare a questa premiazione in questo posto iconico veramente, e mi fa ricordare una persona molto molto vicino a me personalmente, ma all'Accademia di Santa Cecilia e ovviamente a Spoleto. Sto parlando chiaramente di Carla Fenti, vedendo il suo nome qui. Quando una persona ha un amore genuino per un posto
e per un'idea, per la bellezza, per l'arte, per la cultura, per la qualità, e fa tutto per sostenere questi valori. A Carol Lewitt e Marina Mahler, promotrici di cultura, per aver mantenuto vivo lo spirito artistico nel territorio di Spoleto con la creazione dei Mahler and Lewitt Studios. Anche in Italia ha restaurato tantissime fattorie dove effettivamente ha prodotto diversi elementi che porta negli Stati Uniti, che lavora anche qui, e soprattutto lavora con artisti e fondazioni su strategie di business. Questo ci è molto interessante, abbiamo detto che sicuramente avremo bisogno di lei anche per il nostro festival, perché lei lavora anche dunque con Peter Strahi, con Tom Steins, con Olaf von Riegenstert e tanti altri. È presidente del consiglio di amministrazione della Yale University Art Gallery e fa parte della commissione internazionale del Cleveland Museum of Art. Non dico il tutto perché c'è ancora un lungo elenco, ma diciamo ha una carriera assolutamente fantastica e la ringraziamo molto di tutto quello che fa per Spoleto. Grazie. Allora, io sono talmente commossa di essere qui in questa piazza, non sono mai stata sul palcoscenico, ma tanto spesso ho visto concerti e per me è un momento emozionante, perché Spoleto fa sognare, è una scoperta che ci tocca per tutta la vita. Noi innamoriamoci della luce e ombra, della qualità di tempo senza fine, della gente e del luogo, chi sono aperto e sensibile all'arte di tutti gli artisti che scelgono di vivere qua. Con la visione di Maria Teresa Venturini Fendi, chi ha saputo riconoscere il valore di quello che facciamo insieme. Con la visione di Monique Bold, nuovo meraviglioso direttore di Spoleto Festival, abbiamo la grande speranza e la certitudine e tanta gioia di lavorare insieme tutti per il futuro della città. E tutti gli artisti che partecipano attraverso gli anni e la città unica al mondo che è Spoleto. Ringrazio con tutto il mio cuore Maria Teresa e Monique. Grazie a voi. Mm.
Segreto? Un'alimentazione genuina. E poi non perdo mai una puntata dell'altro festival. Punto Gomme di Massimo e Moreno Liberali, il festival della sicurezza. Consigli di Massimo e Moreno nei locali completamente rinnovati. Punto Gomme, il festival della sicurezza. Ristorante 900, casual restaurant. 900 è diventato grande, più spazio, più amici, ma lo stesso calore di sempre. Day. 900, sei a casa. Da oggi la farmacia Scoccianti consegna direttamente a casa tua i tuoi medicinali e i tuoi presidi. Basta soltanto una semplice telefonata o un messaggio WhatsApp con un costo aggiuntivo di 2 euro alla spesa totale. Buon festival dalla farmacia Scoccianti. Crilù, tessuti e complementi d'arredo, tendaggi, tovagliati, biancheria, salotti. Crilù è selezione dei materiali, progettazione, esecuzione e posa in opera. Abiti su misura con splendidi tessuti. Vi aspettiamo per un preventivo gratuito e senza impegno. Crilù. Centro estetico Beauty Comfort. Trattamenti personalizzati viso e corpo. Tatuaggi. Cura e design delle unghie, trucco semipermanente, prodotti professionali per la bellezza e benessere. Beauty Comfort, con noi accenderai il tuo fascino. SICAF, traslochi, raccolta rifiuti, smaltimento amianto e noleggio attrezzature, disinfestazioni di aree pubbliche e private. SICAF, da 30 anni al vostro servizio. Maestro, tanti complimenti. È stato emozionante? Sì, molto. Molto con questa bella luce che è veramente splendida, veramente. Un posto meraviglioso, un sogno veramente. Lei l'ha fatto più o meno lo stesso orario che lo faceva il maestro Menotti, alle 7. Ah sì? Era l'orario suo. Ah ok. Bellissimo, comunque un concerto meraviglioso, veramente molto molto bello. Bene, grazie. Grazie a voi. Non ti chiedo il concerto, ti chiedo chi vincerà, non è vero? Vinciamo noi, vinciamo noi, bisogna essere, no? Fiduciosi. Certo. Comunque ha fatto un gran... Ha vinto Spoleto, dai. Ah, Spoleto vince sempre, una serata così poi vinciamo sempre. Ti è piaciuto il concerto? Bellissimo, sì, sì, speriamo che poi adesso prosegua, no? Nella... La serata nel migliore dei modi. Bene. Grazie, grazie. Ci dà un parere sul concerto? No, grazie, bellissimo, stupendo. No, grazie, però è bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Grazie. Piero, sei contento che...
ti leverai di torno noi, no? Da domani. No, figurati, è un piacere. Senti, è stato il concerto bellissimo. Noi volevamo farti i complimenti anche per il lavoro che hai fatto. Grazie. È stato piaciuto moltissimo. Grazie, sono contento. Sei a me piaceva molto, quindi sei piaciuto, sono contento. Bene, sei rimasto soddisfatto, credo, no? Sì, assolutamente. Beh, anche perché era stato costruito apposta per San Simone, quindi ha fatto, come dire, abbiamo raggiunto il risultato che ci eravamo proposti. Poi gli attori erano bravissimi, la Mandracchia, De Trano. Bella, bella l'idea, quando è piaciuto a tutti, di lasciarlo proprio così. Com'era? Ma è talmente bello San Simone che sarebbe un peccato. No, oltre San Simone, dico il testo, no? Senza testo metterci. Era il mio scopo massimo, esatto. Era quello di farlo per quello che è stata veramente cercando di farlo idea. Capire a tutti per quello che è, senza manipolarlo, che è talmente bello. Ed è difficile, però sai farlo arrivare, perché ci credo, però io ho sentito, insomma, quelli che abbiamo sentito arrivava, tra l'altro anche personalità della politica, diciamo, bene, illustre, hanno veramente gradito bene, la molto scelta contento. Che hai fatto, insomma. Sono molto contento, comunque questo concerto era strepitoso oggi, quindi, sì. Una bella Spoleto quest'anno, detto, dai. Il maestro che ha suonato ha diretto proprio nella stessa ora in cui lo faceva Menotti, alle 7:15. Ah, sì? Lui c'era quell'orario preciso. Quindi, beh, c'era la luce a cavallo magnetica, esatto, che scendeva, esatto, sotto. Infatti poi lui sentiva gli uccelli, i rondoni, no? Le rondini. Ma questi, insomma, oggi non l'abbiamo sentito, c'era solo qualche colombo che tubava. Esatto, era contento per anche di questo frastuono, insomma. Comunque è stata una bella Spoletto, quindi contento molto. È partita benissimo. Ci vediamo nel prossimo anno. Penso di sì, se non altro con la mostra aumentata, quella di Palazzo Collicola, dobbiamo rimpolparla per il futuro. Grazie della pazienza di tutti, che, grazie di a tutti voi. Gli interventi che hai fatto. Grazie a voi, siamo qua a Spoletto, ci piace. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Monique, facciamo le ultime battute, poi non ci vedi più per un anno, stai tranquilla. Sei rimasta contenta? Molto contento. Come per un anno non ci vediamo più? Ma non è possibile. Mi sono abituata adesso, ah, sì, ogni volta bene. Che arrivi da qualche parte tu ci sei. Dunque. Da tutte le parti sbugliamo. Ti ringraziamo tanto, perché hai fatto un bellissimo festival. Sei stata emozionante il fatto che la prima donna da 64 anni, non è una cosa da poco, giusto? Sì, non lo so, perché questa è una storia un po' bizzarra, avrei dovuto cominciare una donna, non lo so, ma in ogni caso, sì o no, sono contento, è andato molto bene, gli artisti sono stati straordinari, la città ha risposto molto bene, questo mi fa piacere. Perché... Guarda, da parte nostra ti ringraziamo, perché hai dato una serenità, una tranquillità che, insomma, a noi ci mancava, è stato bello entrare negli spettacoli. Perché vederli. Il mio predecessore vi fischia, vi, come dire, vi picchiava. No, però l'atmosfera era diversa, veramente, è stato molto bello conoscerti e conoscere tutto lo staff insieme a Marco, e Marco, che ringraziamo, sì, per averci è più bello aiutato. Senza la mascherina. Sicuramente sì, però vabbè. Grazie ancora, a presto. Scusate, non vorremmo disturbare, ma il concerto è finito. Lo so. Piaciuto? Da morire. Poi papà, no, noi veniamo da Roma, lo adoriamo proprio da sempre. Ci è piaciuto anche il programma, bello poi magico, questa cornice. Anche strano, no? Cioè, sì, particolare, però bello, perché questa cornice che è pazzesca. Ci è piaciuto tanto, veramente. Benissimo. Grazie. Grazie, buona serata, grazie. Buon rientro a Roma. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie. Allora, sei stata di parola, veramente. Certo. Ci hai fatto, come si dice, tirare il collo per tutte queste settimane. Senti, prima di chiederti il festival, faccio i complimenti ai tuoi figli. Spettacolari. Grazie. Hanno seguito tutti gli spettacoli in maniera entusiasmante, cioè loro entusiasti proprio di vederlo. E che esperienza è stata? Penso bella anche per loro. Beh, per loro magnifica, perché stare qui, poter vivere la città, Spoleto, gli spettacoli, la musica, la danza, il teatro, credo che sia un'esperienza unica. Per me un po' meno, nel senso, ecco, che pur essendo felicissima di aver tutto intorno la tribù, è stata un po' una bella fatica, però sono felice. Poi sono i complimenti più belli questi. No, veramente, aspetta, io ho visto il gruppetto, però non avevo fatto 2002, l'ho fatto la sera di Massimo, Massimo Recalcati, sì, quando ho visto che erano andati anche lì entusiasti. No, poi è bello proprio questo, che hanno apprezzato veramente dallo spettacolo di prosa, alla danza, alla parola, alla musica. Il jazz anche. Esatto, il jazz, si sono commossi, esattamente. Quindi spero che lasci qualcosa a loro, come spero che l'abbia lasciato tutto il pubblico. Senti, tu invece qual è stata la tua, il tuo feedback? Il mio bilancio è stato positivissimo, oggi posso dirlo, è stato positivo da tutti i punti di vista.
sia come squadra di lavoro con cui abbiamo portato avanti questo festival, che non era scontato, diciamo, no, non è stato facile, è stata una corsa a ostacoli. Il pubblico è accorso numerosissimo, abbiamo avuto 20.000 presenze. Quante? 20.000. Abbiamo avuto moltissimi spettacoli sold out. Il sistema della sicurezza tenuto rispetto appunto al Covid, e quindi non posso che essere felice. Bene, chiudiamo in bellezza. Noi abbiamo fatto i complimenti a Monique e anche allo staff della stampa, perché ha trasmesso una serenità, una felicità anche per noi di partecipare, cosa che non era, come detto, né scontata né l'avevamo vissuto in precedenza, per cui ti ringraziamo molto. No, grazie a voi, ecco, è stato bello insomma avervi sempre anche vicini. Calcaglia. Quindi grazie. A prestissimo, grazie a voi. Grazie veramente. Eccoci qua, allora, tutti schierati, Filippo, il montaggio, e poi Giovanni, lo cito sempre, ma insomma è quello che sta dietro alla telecamera, e io che sto sempre davanti alla telecamera. Allora, abbiamo detto di ringraziare tante persone, ringraziamo l'emittente che è TRG, quindi Teleradio Gubbio, che ci ha ospitato in maniera sempre precisa, perfetta. Ringraziamo tutto lo staff, da Chiara, che è la ragazza con cui abbiamo interfacciato di più, Marco, che era il capo della comunicazione, e Laura, che è la manager con cui ci siamo rapportati all'inizio, e l'ufficio stampa, che ci ha trattato finalmente così con dignità, diciamo, da esseri umani, diciamo. Da esseri umani, esatto. Allora, è stata un'edizione, diciamo, un po' particolare, anche un po' storica, insomma un po' sociologica, perché in questa nuova veste grafica di Monique Vogt, ma anche un test spettatori versus Covid, no? Ah, certo, contro il Covid, mi è spiazzato. Quindi insomma ce l'abbiamo fatta. Perché la città ha risposto benissimo, e gli spettacoli sempre sold out, tutto pieno. E tu hai lavorato fino alle 8 della mattina, più o meno. Un po' bene, sempre un po' prima. Sempre un po' prima, bene, hai assimilato prima. Sì, sì. Giovannone. Allora, io volevo augurare buona estate a tutti, no, alla mia famiglia, ai miei familiari, a tutti quanti. E tra gli altri anche a questo Fabio Finauro, ci manda sempre tanti saluti e tanti complimenti, e quindi noi siamo contenti e lo ringraziamo e lo salutiamo. Bene, io saluto anche Antonio Procacci e Nadia Caggiotti, che sono due insegnanti di Gubbio che lavorano con me, insomma, quindi ce l'hanno sicuramente visto attraverso la nostra emittente. Quindi niente, noi adesso scappiamo per vederci la partita, un grande bacio, grazie a tutti, al prossimo anno.